non solo musica oggi. Ci avviciniamo al Natale e l'atmosfera natalizia si respira in tutta la città. Chiediamo un po' come viene vissuta dal nostro popolo siracusano. Crisi sempre più profonda e disoccupazione giovanile sempre più diffusa. Però non manca l'entusiasmo a Siracusa e soprattutto in via Tisia di decidere per delle nuove iniziative che favoriscano il commercio. Allora, siamo qui in compagnia di uno dei commercianti di via Tisia. In compagnia di Giancarlo Giudice, uno dei commercianti di Siracusa. E qui presente pure altri commercianti che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Non possiamo ringraziare tante autorità perché non ci hanno dato nessun appoggio di nessun genere. Abbiamo pensato noi, come di solito non si dovrebbe fare perché nei altri comuni non si, cioè, il comune aiuta a tutti e qua non è così. Cioè, abbiamo pensato di animare un pochettino la città mettendo un po' di luci e creando un programma di una settimana di eventi musicali, teatrali o d'arte. Ecco, io so che è iniziata questa manifestazione il 17 dicembre, terminerà il 23. Sì. Ci saranno gruppi musicali, spazierà insomma in base a cosa? Allora, dal 17 al 23 dicembre. Ci sono delle giornate prefissate, un giorno c'è un concerto, cosa? Ci spieghi meglio. Allora, è suddiviso dal 17 al 23, tutti i giorni eventi musicali, tutti i giorni eventi teatrali, poi ci sono anche... Sono gruppi rigorosamente siracusani? Senza dubbio, poi gruppi teatrali, poi ci sono gruppi itineranti, sabato e domenica, attività per bambini che sono laboratori creativi per bambini dove alcune maestre fanno fare ai bambini i propri laboratori e poi abbiamo invitato anche l'associazione Cuori e Colori che è un'associazione di artigianato dove creano loro con le proprie mani tutto ciò che si vede qui d'intorno. Bene, l'iniziativa prende il nome di Ambientarti, hanno partecipato la maggior parte dei commercianti, suppongo. E gli altri come mai, secondo lei, non hanno aderito? Allora, hanno partecipato la maggior parte dei commercianti perché credono in alcune determinate cose, altri non hanno partecipato perché, come dice lei, c'è tanta crisi, perciò... Però con poco si può fare tanto. Non c'è bisogno di avere tanti soldi per fare tante cose, anche con poco. Infatti, quindi lei mi diceva che in questo senso purtroppo non c'è stato da parte del filone politico, non c'è stato un contributo forte. Io ricordo l'intervista al Monsignor Pappalardo e anche il Presidente della Camera di Commercio di Siracusa, i quali entrambi hanno concordato sul fatto che bisogna dare maggiore spunto ai commercianti, ai negozianti di Siracusa affinché loro producano e creino, però senza probabilmente il contributo del Comune. Questo non si può fare. Lei cosa vuole dire in favore, sperando che qualcuno insomma, prenda bene, positivamente accolga questa vostra iniziativa? Noi non chiediamo tanto, chiediamo solamente che ci vengano incontro perlomeno, non lo so, le luci per ambientare un pochettino le strade, cioè cose, piccoli gesti, piccoli simboli che creano l'atmosfera, non ci vuole tanto. Solo quello chiediamo. Bene, io la ringrazio. Noi abbiamo partecipato attivamente anche insomma, a livello emotivo con la vostra iniziativa. Speriamo il prossimo anno di essere ancora più numerosi. Simpaticissimi addobbi natalizi, di cosa vi state occupando? Cosa state facendo con i bambini? Ci stiamo alimentando a fare delle palline e dei cuoricini di Natale, facendolo con semplici pezzi di carta e un po' di paillette trovate. Fra l'altro le avevano anche gettate nella spazzatura, quindi tutto riciclabile. Tutto riciclato, utilizziamo tutto quello che c'è. Tutti i nomini dei bimbi che hanno fatto. Qui abbiamo un Davide, qui abbiamo una Ginevra e qui abbiamo un Alessandro. E questi dove saranno messi? Tutti negli alberi di Natale dei rispettivi bambini a casa. Che bello. Bene, quindi clima natalizio al 100%, a 360 gradi. Sì, sì, sì. Clima natalizio e regali. Quest'anno la crisi... Stiamo cercando, però siamo confusi. Si fa sentire questa crisi, però i regali non devono mancare mai. Un pensierino almeno ci vuole. Natale regali. Quest'anno... Di che cosa, quale sarà il vostro regalo particolare, diverso dal solito? Niente, quest'anno c'è fame. Sì, è vero, però non deve mancare mai, anche un pensierino. Questo sì, senza dubbio.
qualcosina sempre ci sarà. Simbolico. Sì, soprattutto per i ragazzi, per i figli, che è importante. E ancora ci credono. Sì, a Babbo Natale. Clima natalizio e le feste si avvicinano. Bellissimo. Bellissimo, regali? Tantissimi. Tantissimi, anche se c'è questa soprannominata crisi isterica economica. Si stringe. Però il regalo non manca mai sotto l'albero. Soprattutto a chi? No, non ti preoccupare, lei è lì che ti sta guardando, ha visto il microfono ed è scappata. Per chi non deve mancare il regalo di Natale? Per quelli più cari, quelli più stretti. Stop. Signora, si avvicina il Natale. Deprimente in questa città, paurosamente deprimente. Deprimente. Perché è deprimente in questa città? Deprimente perché non si sente il Natale né nei negozi. C'è una crisi sempre più diffusa fra i giovani. Il comune e il sindaco dovrebbe fare qualche cosa per svegliare questa città che sta morendo lentamente. È veramente una vergogna. Siracusa, città d'arte e di cultura, diventa veramente un qualcosa di misero, di spento, di spento, sì, molto spenta. Tra l'altro oggi è Santa Lucia, è l'ottava di Santa Lucia. L'ottava di Santa Lucia, però non si sente neanche quella, perché ormai hanno spento tutto, hanno spento l'entusiasmo, hanno spento la gioia, hanno spento soprattutto la gioia del Natale, ma non soprattutto per le vetrine, ma anche proprio come simbolo del Natale, della nascita di Gesù, di un po' di umanità, un po' di... hanno spento tutto. Pensa che i giovani in futuro faranno qualcosa per cercare di rianimare questo sentimento natalizio, che le cose peggioreranno? Lei cosa crede? Guarda, non mi faccio parlare, perché io penso che le cose, non dico miglioreranno subito, perché passeranno altri 3 anni, io penso, perché è come si vede in televisione, come si ascolta quello che dicono i grandi di lì sopra, per i giovani è difficile poter sgomitare un po' e andare avanti, perché c'è una crisi totale per i giovani e non sanno dove veramente devono andare, oltre l'Italia, per andare in altri paesi, per andarsi a cercare un tozzo di pane. Il Natale è per i bambini. Perché per i bambini? È perché ormai è solo per i bambini. Quindi il Natale solo è allegro quando ci sono i bambini, poi invece comincia a essere un ricordo di quelli che invece non ci sono più, quindi... Ecco, perché questo è vero, questo è un aspetto da non sottovalutare. Si ricordano le persone che non ci sono. Sì, fino a quando si è giovane, si hanno bambini in casa, va bene, ma poi dopo basta, non è... francamente al di là. Però le persone presenti dovrebbero un po' diciamo camuffare queste mancanze. Io non vedo l'ora che passi, non basta. È la prima persona che sento parlare così, mi stupisce, però buon Natale lo stesso. Ok, auguri comunque. Let the music take control. Everybody jump in the hole.